Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei libri dell'avvento. Oggi abbiamo compagnia perché il mio carino ha deciso di dormire qui insieme a me. Comunque niente, oggi è la giornata del book tag, quindi ho scelto alcuni book tag che vi farò vedere in questi, durante insomma questi 25 giorni dell'avvento, tutti chiaramente a tema natalizio, anche se questo in realtà è a tema natalizio invernale. L'ho trovato su internet, vi basterà cliccare il nome del, appunto, del tag per trovare vari siti e canali YouTube che l'hanno proposto, e niente, cominciamo subito. Il book tag si chiama This the Season Book Tag e la prima domanda è: hai una lettura preferita per l'inverno? Allora, per quanto riguarda l'inverno, io non ho letture preferite, anche se tendenzialmente tendo ad evitare, ma non lo faccio apposta, probabilmente è una cosa che mi viene spontaneamente, i libri ambientati al mare o durante il periodo estivo. Mi piace leggere libri magari ambientati in paesi freddi o che parlano del Natale, quindi mi piace anche leggere letture natalizie con temi natalizi, raccolti di racconti, romanzi, classici, ecco, qualunque cosa va bene, purché appunto sia o ambientato durante l'inverno o che parli del Natale. Domanda 2. Trova un libro con la copertina blu. Per questa domanda ho scelto L'inverno del mondo di Ken Follett. Lo so che la copertina non è totalmente blu, però aveva la parte centrale blu e inoltre ha la parola inverno nel titolo. L'inverno del mondo è il secondo volume della trilogia, The Century Trilogy di Ken Follett, che voi conoscete bene, che comunque tutti conoscono perché è strafamosa, quella che ha attraversato tutto il Novecento raccontando la storia di alcuni personaggi nel primo libro, appartenenti a stati diversi, i loro figli in questo, nel secondo volume, e i loro nipoti nel terzo. La saga è bellissima, la copertina è meravigliosa, il libro è stupendo, quindi un pacchetto completo. Domanda 3. Trova un libro che useresti come stella in cima al tuo albero di Natale. Sicuramente il libro che vorrei in cima al mio albero di Natale deve rappresentare il Natale, e quindi ho scelto un grande classico che è Canto di Natale di Charles Dickens. Ovviamente questo non poteva non essere l'emblema del Natale per quanto riguarda i classici e comunque le storie che appunto riguardano il periodo natalizio, e soprattutto è carico di quei messaggi che il Natale vuole portare avanti, quindi l'essere buoni, l'essere generosi con il prossimo, soprattutto appunto la bontà, ed è diciamo contro l'egoismo e l'avarizia, quindi io lo trovo un classico adattissimo al periodo natalizio, e se dovessi mettere un libro in cima all'albero di Natale sicuramente metterei questo. Domanda 4. Scegli l'ambientazione di un libro che sarebbe perfetta per trascorrere le vacanze invernali. Per questa domanda ho scelto La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, perché non soltanto è un bellissimo giallo, io probabilmente sono per tutto il video con il sole che mi arriva a metà faccia, comunque questo ovviamente, oltre ad essere un bellissimo giallo scritto meravigliosamente bene con dei bei personaggi, una storia intrigante, veramente veramente bello, è anche ambientato in Svezia, quindi perché no, un periodo, dico, un luogo dove trascorrerei volentieri le vacanze invernali, sicuramente sarebbe un bel posto freddo dove potrei sciare o comunque vivere in mezzo alla neve, magari noleggiare un piccolo appartamento o uno chalet dove poter stare col maritino al caldo la sera, insomma come scenario mi piace molto quello che è descritto in questo libro, anche perché siamo in un piccolo paesino molto caratteristico in riva al mare, quindi bello, e allo stesso tempo ho l'opportunità di dirvi anche che anche il libro è veramente veramente bello. Domanda 5. Scegli un personaggio che porteresti con te per le vacanze invernali. Allora, per non nominare sempre i soliti personaggi, ho deciso di nominarne uno che non nomino spesso, ed è la protagonista di Una crociera sui tacchi. Il libro ve lo lascio qui perché non l'ho qui con me adesso, l'ho prestato e devo ancora riceverlo. Comunque, la protagonista di questo libro assomiglia molto a Becky di I Love Shopping, ed io quando mi viene chiesto quale personaggio porteresti con te in varie occasioni, molto spesso scelgo questo genere di personaggi, perché
obiettivamente sono persone, appunto, come in questo caso, è una ragazza molto vivace, allegra, spensierata, intelligente, ma anche appassionata di shopping, e per le vacanze invernali un po' di shopping ci sta sempre bene. Insomma, una ragazza magari, ecco, anche di mondo, a cui piace viaggiare, in particolare in una crociera sui tacchi vengono descritti tantissimi luoghi del mondo, quindi mi ha appassionata anche per questo, perché il tema del viaggio è sempre un tema meraviglioso da leggere nei libri, e quindi ecco che lei sarebbe sicuramente la compagna ideale per le mie vacanze. Domanda 6. Nomina un libro della tua wishlist di quest'anno. Allora, io non vi voglio parlare dei libri che vorrei ricevere, perché comunque ve ne ho già parlato nel video della letterina Babbo Natale, quindi non mi va di ripetermi. Ho scelto però di farvi vedere due libri che erano nella mia wishlist dell'anno, quindi comunque due titoli che durante l'anno avrei voluto acquistare ed avere a casa e che effettivamente poi ho fatto, ecco. Il primo è Harry Potter e la Camera dei Segreti, che è il secondo volume uscito nella sua versione illustrata, e quindi avevo già il primo e ho deciso di portarmi a casa anche il secondo, perché piano piano ovviamente li vorrò fare tutti, e perché vorrei averli da leggere ai miei figli, quindi poterli avvicinare al mondo di Harry Potter prima dell'età in cui solitamente avrebbero letto i volumi che ho, che abbiamo tutti a casa. Inoltre, secondo me questa versione illustrata è curatissima, meravigliosa. Avevo fatto anche un video dove li facevo vedere, se lo ritrovo ve lo lascio, altrimenti insomma ci si trovano tantissimi video che fanno vedere le immagini di questo libro, che è bellissimo. Sono molto contenta che sia entrato a far parte della mia libreria. Il secondo libro invece è La Repubblica dell'Immaginazione di Azzar Nafisi. Ancora questo libro non l'ho letto, è tantissimo che prima, diciamo, è uscito da tanto, quindi già l'avevo in negozio, poi l'ho venduto, ho fatto passare ancora del tempo prima di riordinarlo per me. Fatto sta che adesso ce l'ho, è a casa con me, sono felicissima. La Repubblica dell'Immaginazione è un nuovo libro di Azzar Nafisi, scritto nel momento in cui lei è in America, tranquillamente, cioè cittadina americana e lontana dalla realtà di Teheran, perché lei è appunto l'autrice di leggere Lolita a Teheran, ed anche in questo romanzo, anzi no, non è sicuramente un romanzo, quindi anche in questo libro comunque lei parla dell'importanza della letteratura, anche perché, dato che in quell'altro parlava dell'importanza della letteratura in un mondo o comunque in uno stato governato dalla censura, ecco, lei parla dell'importanza della letteratura anche in uno stato libero come l'America. Non vedo l'ora di leggerlo, ancora non ho trovato il suo momento, comunque è a casa con me. Ultima domanda: nomina una bevanda, un dolce e un film tra i tuoi preferiti in vacanza. Allora, la bevanda sicuramente che adoro di più durante l'inverno e in particolare nel periodo natalizio è il tè. Qualunque tipo di tè, a me piacciono tutti, niente, lo bevo molto spesso a colazione, a volte anche a metà pomeriggio. Io lo adoro, quindi cerco sempre nuovi gusti e tendo sempre a prendere qualcosa di, diciamo, biologico, ecco, quindi magari li acquisto in erboristeria o comunque che siano biologici. Per quanto riguarda il mio dolce preferito è la Sacher Torte, quindi chiaramente il dolce al cioccolato più pesante della storia è per me il più buono anche, oppure mi piacciono anche sempre in inverno, soprattutto a Natale, quei bastoncini di zucchero stondati in cima, insomma non so come si chiamano. In ogni caso, anche quelli quando li trovo li acquisto, e molto spesso non metto lo zucchero nel tè e giro il tè proprio con questi, che piano piano si sciolgono e zuccherano anche la bevanda. Infine, per quanto riguarda il film che non può mai mancare nelle mie vacanze natalizie, è il Grinch. Ci sono tantissimi film sul Natale, ma il Grinch lo riguardo sempre volentieri, mi fa ridere, mi piace la storia, ogni anno è una scoperta, quindi il Grinch lo guardo sempre. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io come sempre vi lascio anche la playlist di tutti i video dei libri dell'avvento di quest'anno. Voi fatemi sapere che cosa avreste risposto alle domande che ho posto, e come sempre vi ricordo che tutti i miei contatti sono sotto, seguitemi su Instagram e Snapchat, e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!